Eccoci qua, eccoci in diretta dopo tanto tempo su questa pagina. Ci tenevo in realtà a fare una diretta oggi con voi per commentare un po' quello che è successo negli ultimi mesi, ma soprattutto per parlare della grande novità di queste settimane, l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Insieme ai fondi europei siamo i primi destinatari in Europa come Italia, grazie allo sforzo straordinario che abbiamo fatto nei mesi passati. Insieme a quei fondi ci sarà anche un fondo di supporto che servirà a far sì che tutti i progetti che abbiamo in cantiere come paese possano essere realizzati in tempi certi, perché il 2026 in questo caso è una scadenza certa entro la quale dobbiamo spendere tutte le risorse, rendicontare le nostre spese, dimostrare che abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci prefissiamo e per i quali l'Europa si è spesa direttamente. Perché la cosa che prima di tutto va detta e sottolineata è che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è poi il frutto italiano del Next Generation EU, dimostra che quando l'Europa fa l'Europa siamo in grado di mettere in campo azioni ambiziose e di dimostrare che la coesione tra i paesi, la condivisione degli obiettivi serve e che quindi abbiamo bisogno di più Europa in questo senso. Spesso l'abbiamo sentito dire nei talk, no? Serve più Europa, abbiamo bisogno di più Europa. Il significato è esattamente questo. E ovviamente la sfida è enorme. Perché se noi riusciremo a spendere bene queste risorse, noi che siamo il primo paese beneficiario, dimostreremo a tutti che si può costruire un'Europa di questo tipo, un'Europa della condivisione, non soltanto delle regole o dei limiti, e un'Europa degli investimenti. E quindi magari strumenti come questo potranno diventare permanenti, potranno diventare stabili. E il PNRR investe 222,1 miliardi di euro. In realtà il PNRR più il fondo parallelo che abbiamo creato come governo, il 27% di queste risorse sono destinate alla digitalizzazione, alla transizione digitale, che è una delle cose di cui io mi occupo all'interno di questo ministero, il Ministero dello Sviluppo Economico, e sulla quale arrivo subito. Ci tengo però prima a dire che grazie allo sforzo del Partito Democratico, della sua nuova classe dirigente, ci sono alcuni vincoli nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci sono delle condizionalità trasversali, in particolare sui giovani e sulle donne. Ed io credo che questo sia un messaggio importantissimo, perché nel momento in cui noi ricostruiamo il paese dopo una crisi senza precedenti, drammatica, non possiamo pensare di ricominciare con il precedente modello di sviluppo, cioè non possiamo pensare che la crisi del Covid sia stata una parentesi e quindi ricominciare tutto come prima. Dobbiamo avere un nuovo modello di sviluppo. E questo nuovo modello di sviluppo deve essere, secondo gli assi che ci siamo dati, le sei missioni del Piano Nazionale, deve essere ambientalmente sostenibile, ed ecco le tante risorse da spendere sulla transizione ecologica. Tecnicamente innovativo, e qui arrivano le risorse da spendere sulla transizione digitale, e socialmente inclusivo, perché nessuno resti fuori, e quindi sia sulla salute che sull'istruzione, che su tematiche legate al lavoro per tutti, si spenderà molto e si è speso, diciamo, anche molto dell'impegno di queste settimane, grazie anche ai nostri ministri, ai nostri rappresentanti al governo. Vengo però alle cose di cui mi occupo più direttamente. Sono molto contenta di quello che si è fatto riguardo il tema della transizione digitale, insieme ai ministri Giorgetti e Colao, ovviamente col supporto della Presidenza del Consiglio, perché si è deciso che la transizione digitale è una priorità assoluta del Paese. Sono due parole che spesso sentiamo ripetere, che però facciamo fatica a declinare nella nostra vita quotidiana. Eppure, se pensiamo a cosa sono stati questi mesi per le famiglie italiane, cosa ha voluto dire in una famiglia media avere i genitori in smart working mentre i figli erano in didattica a distanza, doversi collegare contemporaneamente e magari non avere la possibilità di avere una connettività veloce, stabile, sicura, ci rendiamo conto di quanto importante è invece poter dotare tutti dell'accesso a una connettività ad ampia capacità, ad ampissima capacità,
nel minor tempo possibile. Questo è uno degli obiettivi del PNRR, un obiettivo che ha una dotazione molto, molto importante, oltre 6 miliardi di euro destinati a portare la banda ultralarga in tutto il paese e in particolare anche al sistema delle imprese, perché naturalmente da questa transizione digitale dipende anche la nostra capacità di competere, la capacità del tessuto, anche delle piccole e medie imprese italiane, di competere in un contesto in cui l'innovazione fa la differenza, in cui le tecnologie abilitanti devono poter essere accessibili per chiunque abbia un business model incentrato naturalmente su prodotti differenti e che però ha bisogno di correre attraverso il digitale e attraverso le tecnologie. Questo quindi è un asse portante del nostro piano, che però fa il paio con un altro asse a cui io sono particolarmente legata, la cosiddetta missione 4, quella dell'istruzione e della ricerca. Perché le due cose vanno insieme? Non solo perché c'è un focus importantissimo sul trasferimento tecnologico, su i centri che dovranno fungere da abilitatori, da creatori di ecosistemi dell'innovazione sulla base di quello che già esiste sul territorio per fare un salto in avanti dal punto di vista delle tecnologie, dal punto di vista della capacità di mettere insieme cose che magari oggi, seppur vicine, difficilmente si parlano in un contesto di innovazione. In realtà, però, il vero tema è quello delle competenze, perché l'indice DESI ci dice che siamo molto indietro rispetto alle competenze digitali, perché sappiamo benissimo che possiamo fare tutti gli interventi infrastrutturali che vogliamo, anzi, li dovremo fare, perché il nostro piano da questo punto di vista è molto molto ambizioso, ma quello che davvero farà la differenza sono le competenze delle persone, la capacità di valorizzare i talenti delle persone. E questo lo può fare soltanto la scuola, lo può fare l'università, lo può fare il sistema della ricerca. Quindi c'è un investimento importante, un investimento cruciale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e naturalmente è legatissimo questo investimento anche a quello di cui parlavo prima sul mondo delle imprese. Questo quindi è quello che ci occuperà nei prossimi anni, perché poi ovviamente il piano ha una durata lunga. Entro il 2026 dovremo, come dicevo prima, rendicontare tutti i nostri interventi, dimostrare di avere raggiunto questi obiettivi e quindi anche fare le riforme necessarie a raggiungere questi obiettivi. Credo sia molto importante che questi fondi arrivino insieme alla spinta sulle riforme, perché senza modificare la struttura, una parte del funzionamento del nostro Stato, difficilmente si può recuperare un ritardo che noi abbiamo accumulato. E quindi è molto importante che il Parlamento si metta in moto anche per l'attuazione di quelle riforme che sono necessarie a far sì che davvero si raggiungano quegli obiettivi che ci siamo prefissati. Questo ovviamente è ambito governo. Stiamo lavorando sui temi che mi riguardano, appunto sulla questione della digitalizzazione, dell'accesso a internet per tutti, del diritto d'accesso, che è stato un grande tema discusso anche nella scorsa legislatura. Io ho avuto l'onore di far parte dell'intergruppo Innovazione, nel quale erano parte ex colleghi straordinari come Stefano Quintarelli, Paolo Coppola e altri che sono ancora miei colleghi in Parlamento e che con me lavorano su questi temi anche oggi. E con loro ci siamo occupati anche del diritto dell'accesso a internet, che oggi, come ricordavo prima, con l'esempio dello smart working o della DAD, abbiamo tutti quanti toccato con mano. E quindi è diventato qualcosa di straordinariamente concreto. Non ce lo possiamo dimenticare adesso che auspicabilmente le cose torneranno alla normalità e questo accadrà perché la campagna vaccinale finalmente corre, dovrà correre sempre di più e naturalmente da questo, dal successo della campagna vaccinale dipenderà la nostra capacità di rimetterci in moto come paese. Io penso che il decreto che arriverà, rispetto al quale dobbiamo dare delle risposte, come abbiamo già provato a fare, al sistema delle imprese, dovrà sicuramente tener conto di una situazione di difficoltà reale che gli imprenditori, le famiglie, i lavoratori hanno affrontato in questi mesi, ma la ripresa vera e propria ci sarà quando riusciremo finalmente a tornare alla normalità e questo accadrà sulla base del successo della campagna vaccinale, che per fortuna, come dicevo, grazie all'impegno di tanti, tantissimi e alla guida del commissario Figliuolo, sta finalmente correndo e quindi comincia a dare le risposte che aspettavamo.
Questi giorni poi, insomma, la discussione pubblica si è spostata anche su altro. Io ci tengo a dire che trovo surreale che per qualcuno parlare di diritti escluda il poter parlare delle cose di cui abbiamo parlato fin qui. È evidente che le due cose vanno insieme, è evidente che chi vuole separare i diritti civili da quelli sociali in realtà dimostra di non volersi occupare di nessuna delle due cose. Credo che come partito facciamo benissimo invece a tenere il punto sul tema dei diritti in senso lato, perché i diritti delle persone sono un insieme di cose che non possono esistere le une senza le altre. Anzi, se neghiamo i diritti civili, difficilmente saremo in grado di tutelare i diritti sociali delle persone, come il diritto al lavoro, alla sicurezza sul lavoro. Fatemi dire, in una giornata drammatica dopo quello che è accaduto a una giovane ragazza madre che ha perso la vita, come non dovrebbe mai accadere sul posto di lavoro. Ecco, le cose vanno insieme perché di diritti si parla e la tutela dei diritti è al centro del lavoro che noi quotidianamente facciamo. Quindi ho trovato sterili le polemiche di queste ore rispetto a chi vorrebbe dipingere il nostro partito come concentrato su una cosa piuttosto che su un'altra, e credo che abbia fatto benissimo il segretario Letta anche rispetto alla questione del 1º maggio, Fedez, a tenere il punto e a dire che siamo ovviamente noi i promotori di quella legge che porta il nome di un nostro deputato, Alessandro Zan, e che d'altra parte siamo in prima linea sui temi del lavoro, dell'impresa, sui temi del PNRR rispetto ai quali noi abbiamo fatto delle proposte, alcune delle quali, lo ricordavo prima, accolte, raccolte nel testo finale come le condizionalità trasversali per i giovani e le donne, che sono la nostra priorità, per una ragione banale: le donne perché abbiamo tanto da recuperare, perché quello che abbiamo perso in termini di occupabilità delle donne l'abbiamo perso in termini di PIL, di crescita, e non possiamo più permetterci questo ritardo, e quindi dobbiamo assolutamente accorciare le distanze, non solo per un tema di giustizia sociale, ma anche per un tema economico. Il nostro paese non crescerà mai abbastanza se non riuscirà a mettere a leva i talenti delle donne. Questo è un primo tema. Il secondo è che sulle spalle dei giovani abbiamo caricato in questi mesi, nostro malgrado, un debito gigantesco e adesso dobbiamo lasciare loro qualcosa di più, delle opportunità. E quindi che ci siano queste condizionalità trasversali è davvero importante, credo sia, insomma, un risultato importantissimo del Partito Democratico. Partito Democratico che appunto è all'inizio nella sua nuova fase, qui non ne abbiamo mai parlato direttamente, insomma, abbiamo attraversato fasi burrascose. Io credo che l'approdo a cui siamo arrivati, in cui tutti ci siamo messi al lavoro a dare una mano, un nuovo segretario che si è messo a disposizione della sua comunità, sia un punto di partenza importante. Naturalmente ci dovremo misurare con la nostra comunità, è importantissima l'iniziativa delle Agorà democratiche che Ricoletta ha lanciato e sulla quale rispetto alla quale poi dovremo raccogliere le istanze dei territori, perché l'ambizione è quella di uscire dai nostri circoli, allargare rispetto ai nostri circoli e parlare alla società che ci sta intorno e che in qualche modo cerca un dialogo con noi e deve poter trovare in noi degli interlocutori credibili che sappiano anche trasmettere i messaggi dai nostri circoli fino al governo e viceversa. Questo nel tempo è un po' mancato al Partito Democratico, la capacità di essere radicati sul territorio, sì, ma di portare le istanze del territorio anche ad altri livelli. E secondo me le Agorà democratiche in questo saranno un ottimo strumento. E poi naturalmente le elezioni amministrative. Stiamo lavorando come Partito Democratico per portare in tutte le città chiamate al voto, le grandi, le medie, le piccole città, i migliori candidati possibili in coalizioni di centrosinistra che siano rappresentative di tutto il nostro mondo e quindi competitive rispetto alla destra. È un banco di prova importante, lo sappiamo, ci misureremo con quel banco di prova, ma io penso, sono convinta che la nostra comunità sul territorio sarà in grado di esprimere davvero il meglio della sua classe dirigente, e lo stiamo vedendo in queste ore anche rispetto al dibattito che si sta animando in tutte le città che in autunno saranno chiamate a rinnovare la propria amministrazione. E ovviamente, insomma, come PD siamo al lavoro per dare una mano
ai territori nel rispetto pieno di quello che poi lì si muove, perché noi siamo un partito fatto così. Siccome siamo un partito fatto di persone che vengono elette, non indicate o nominate da qualcuno, abbiamo anche grande rispetto di chi poi sul territorio a sua volta si confronta col consenso delle persone, si candida a guidare la propria comunità ed è bene che quindi sia rappresentativo di quella comunità. Credo che lo spirito col quale arriviamo alle amministrative debba essere questo qui. L'ultima cosa che voglio dire riguarda il governo Draghi, e a volte leggo ancora qualcuno nel nostro mondo che storce il naso rispetto al nostro essere in questo governo. Noi siamo in questo governo certamente perché abbiamo risposto all'appello del Presidente della Repubblica dopo una fase difficilissima che irresponsabilmente aveva aperto una crisi che sembrava senza prospettive. Ma l'agenda di questo governo non è un'agenda estranea, è la nostra agenda. Il governo Draghi è il nostro governo. Sono altri a doversi sentire imbarazzati rispetto alla collocazione, sia in ambito internazionale che dal punto di vista delle politiche che questo governo mette in campo. Noi invece dobbiamo orgogliosamente rivendicare quello che si sta facendo come frutto delle nostre spinte, dei nostri stimoli, naturalmente anche fare proposte nel momento in cui sentiamo la necessità di rimettere a fuoco il posizionamento di un governo che naturalmente nasce come governo tecnico-politico con la guida di una personalità straordinaria come quella di Mario Draghi. Però credo che in questo, come comunità del PD, dobbiamo stare attenti a non perdere la barra, perché davvero il governo Draghi non è un corpo estraneo, è il nostro governo e io penso che su questo dobbiamo appunto avere le idee molto molto chiare anche all'interno del nostro campo, in modo che appunto le nostre proposte poi possano arrivare ai cittadini, è la ragione per cui abbiamo scelto di far parte di questo governo, perché lo abbiano fatto altri, insomma, lo vedremo nel tempo e vedremo anche se la coerenza dello stare al governo senza dover necessariamente fare contemporaneamente anche l'opposizione finalmente si vedrà. Io me lo auguro perché là fuori c'è un paese che aspetta risposte, ci sono persone che hanno perso il lavoro, persone che temono di perderlo e c'è bisogno assolutamente di una classe politica che sia all'altezza delle sfide di questo tempo. Quindi non abbiamo né tempo né tempo da perdere, né energie da disperdere in polemiche sterili tra capi partito che magari sono alla ricerca di un po' di visibilità, come purtroppo si è visto qualche tempo fa. Abbiamo invece molto lavoro da fare rispetto alle cose concrete e tutti ne avremo da guadagnare se riusciremo a dare delle risposte. Di questo io sono assolutamente sicura. E mi pare di aver visto scorrere una domanda sul decreto imprese che è in arrivo. Noi come Partito Democratico da tempo abbiamo chiesto che questo nuovo decreto imprese, professioni, sostegni bis, insomma, poi i nomi li vedremo, avesse al centro i ristori basati anche sui costi fissi sostenuti dalle imprese e soprattutto il tema della liquidità, perché io dal primo giorno in cui sono entrata qui dentro mi sono accorta che il tema della liquidità è importantissimo, al netto ovviamente dei ristori e della fatica che le imprese hanno fatto, c'è però la grande paura di dover affrontare insomma, anche il futuro senza poter contare su una base solida di capitale e quindi questo credo debba essere uno dei temi del decreto che andremo a proporre al Parlamento e insomma in queste ore si sta lavorando in questa direzione per cercare di dare risposte il più possibile. E dunque ho visto insomma che anche voi condividete l'importanza della scuola, so che molti di voi poi provengono da quel mondo, come del resto anche io, e credo davvero che lo ripeto in conclusione, insomma, so di incontrare la vostra assoluta condivisione in questo, che dalla nostra capacità di far parlare il mondo dell'istruzione e della formazione con quello dell'impresa, della piccola impresa, dell'impresa che cresce sul territorio, passerà il rilancio vero del nostro sistema paese e quindi credo sia questo l'asse su cui scommettere e anche per questo è molto importante che il Partito Democratico abbia scelto come principale focus quello dei giovani. Quindi siamo al lavoro su questo, come sempre per domande, segnalazioni, richieste.
e potete scrivermi alla mia mail che è ascani underscore a, ascani trattino basso a, chiocciolacamera.it. Ovviamente avendo come sempre un pochino di pazienza perché ci arrivano tante richieste, in particolare in questo nuovo ruolo, da questo ministero passano tante istanze, anche tante difficoltà che le persone affrontano, però cerchiamo sempre di rispondere a tutti e dare riscontro a tutti. Spero di rivedervi in video o magari dal vivo quando si potrà, con iniziative sul territorio molto presto e naturalmente vi auguro buon proseguimento di settimana. Grazie mille a tutti. Ah, una cosa, metto qui il link di un'intervista che ho fatto con il Sole 24 Ore, lo metto tra i commenti sui temi che seguo direttamente, in particolare con un focus sulle telecomunicazioni, la banda ultralarga e i voucher. Chi si interessa di questa tematica troverà lì alcune risposte. Grazie mille a tutti e buon proseguimento di settimana. Grazie.